Ah, di nuovo quello splendido profumo. L'ambrosia è vita. Desideri più protezione? Distillala qui e bevila. Poi goditi il viaggio. Una volta Atena si è scolata tutta quella Kilix e ha distrutto l'intera flotta greca subito dopo essersi schierata con loro in battaglia. Una scena epica. Mi spiace, avresti dovuto esserci. C'erano molti dei miei parenti. Sono morti tutti. E io avevo detto ad Atena di non farlo, ma mi ha dato retta? No. Yeah.
Phoenix Sim. Appena liberata da Phoenix, la piccola creatura prigioniera sull'isola lanciò un grido che significava: grande eroe, io sono solo un pezzo di Nike, la dea della vittoria. Libera gli altri affinché possa tornare in tutta la mia gloria. Non vinceranno senza Nike. È come un guanto, una di quelle cose che indossi per proteggerti mentre corri, un elmo. Quindi? Che cos'è? Phoenix avrebbe dovuto liberarla per scoprirlo. Sì, ma tu puoi dirmelo subito. Potresti rispettare il mio ritmo narrativo? Cos'era quello? Ah, la valle dell'eterna primavera. Tra le sue meraviglie c'è un enorme albero che arriva fino in cielo. La sala degli dei. E il palazzo di Eros. Oh, finalmente un lieto fine anche per lui! È un palazzo che appartiene alla dea della bellezza in persona. Ma certo, Afrodite vuole l'immobile migliore con la vista più spettacolare. Finché al sicuro da occhi indiscreti, a me sta bene. Da quella grande altezza, uno stormo di uccelli che si nutriva presso uno splendido melo catturò l'attenzione di Phoenix. Ero un po' più in alto di Phoenix quando pensai che dare Afrodite in moglie ad Efesto avrebbe messo fine ai litigi tra gli dei che se la contendevano. Sì. Quella vista dall'Olimpo è davvero incredibile. Mi manca. E continuerà a mancarti. Quindi, non ci provare.
tutte le volte che avete fame, hai capito? E dite a tutte le altre creaturine che sono qui per servirle nelle fresche disponibili giorno e notte. Oh, se potessi muovermi, le porterei. Consiglia in un giorno. Tu per caso sei Afrodite? Sì, sono io. Sono davvero lieta di conoscerti. Phoenix, scusami, sono un tuo grande ammiratore. Sei la protagonista delle storie d'amore più epiche di tutti i tempi. Devo ammettere che non mi aspettavo un albero, ma anche nel tuo stato arboreo sei splendida. Oh, sei molto dolce, ma l'unico specchio nel quale mi osservo ora riflette i sorrisi felici delle creature che aiuto. Ah, se solo potessi raggiungere chi ha più bisogno, ma ahimè, queste radici mi bloccano qui. Quindi, questa è opera di Tifone. Non potrai usare la tua bellezza per muovere navi o ispirare il valore in battaglia contro di lui. Io? Dare inizio a una guerra? Non so da dove ti vengano certe idee. La vera bellezza risiede nello spirito di servizio. Il vero amore significa donare se stessi agli altri. Il nome di Afrodite avrebbe dovuto sempre significare tutto questo. No, non può aver detto così. Ora sono diversa. La mia vecchia essenza è chiusa in una cripta sotto la mia radice più grande. Meglio così. Forse potrei riportarti quell'essenza. Avrò bisogno di alleati contro Tifone. Dobbiamo pensare agli affamati. Hai detto che vuoi liberarti dalle radici per nutrire gli affamati. Naturalmente. Bene, ho esperienza con la terra. Non ero bravissimo, ma so come danneggiare le piante. Sale, le fa seccare. Oh, funzionerà? Ma le mie radici non sono normali, chiaramente. Sono ancestrali, potenti. Quindi ci servirà dell'acqua salata mitica? Oh, la profezia recitava una perla in acque agitate. Tu eri una perla nata da acque mosse, la spuma marina della tua nascita. Sì, che idea brillante. Ma non potrei mai chiedere a uno sconosciuto di darsi la pena di ricreare le condizioni della mia nascita? E se fosse lo sconosciuto a chiedertelo? Se uno sconosciuto chiede di essere disturbato, allora immagino non sia affatto un disturbo. Ecco come ottenere la spuma marina dal mio luogo di nascita. Ah, ma io so già tutto! Mamma adorava questa storia. Nonno Urano lanciò una perla in mare. Questo si agitò e così dalla sua schiuma nacque Afrodite. Una perla? Nonno? Non credo sia proprio... La storia è sicuramente questa. Va bene, allora è andata proprio così. Va bene. Devo lanciare con forza una perla nell'oceano. Sembra facile. Oh, grazie, Phoenix. Tra poco servirò mele fresche a tutti i meno fortunati dell'Isola d'Oro. Accidenti, è più assurdo di quella volta che Demetra trasformò in lucertola quel ragazzo. Afrodite, dolce e generosa, niente più guai? Non è quello che speravi avvenisse quando l'hai data in sposa a Efesto contro la sua volontà? Ehi, un momento, non... Insomma, lo sapeva che lo facevo per il suo bene. Ah!
Thank you.
Ah!
che pace. Non è poi così male, immagino. Efesto. Che si lamenta. Atene e Afrodite che litigano. Che cos'è? Non ne sono sicuro. L'ha fatto consegnare Ade. Lascia un'offerta al traghettatore e potrebbe giungere un aiuto inaspettato. Ma fa attenzione. Argo ha rotto l'ultimo dono dall'oltretomba. E guarda che gli è successo. Chi è Argo? Appunto. Che gli dèi si fanno controllare i denti. No, qui è dove ci togliamo la pelle per cambiare aspetto. Ah, sempre meglio che andare dal dentista.